Gli argomenti che sono stati toccati sono assolutamente trasversali e presenti anche nella nostra impresa. Impresa fondata nel 1885, io attualmente sono la quarta generazione, è già presente la quinta generazione che è lì presente per, non per chiamata, ma per disponibilità e competenza, che sono un po' le chiavi che riteniamo alla base. È presente anche la terza generazione, diciamo che è il retaggio storico delle competenze presenti, e ci stiamo attrezzando anche sulla sesta generazione. Quello che volevo sottolineare, che è una cosa differente rispetto a quello che si è detto un po', è che questo aspetto della presenza, continuità generazionale, noi la viviamo anche non solo nel mio essere, nella presenza di mia cugina, la figlia di mio zio, mio nipote Guglielmo, ma è trasversale soprattutto anche nell'ambito aziendale, nel senso che noi abbiamo delle tantissime esemplificazioni di seconde generazioni di dipendenti, che è una forza importante del rapporto, e abbiamo un caso anche di una terza generazione, che è una cosa non da poca. Infatti io tengo sempre a sottolineare che l'impresa si fa sì con gli imprenditori, ma di fatto le imprese nascono e si sviluppano perché ci sono i collaboratori, e avere anche questa forza di supporto di una seconda generazione un po' presente un po' in tutti i comparti è un aspetto importante. Bisogna sempre tenere la stessa chiave di lettura che citava lui, deve essere sempre un rapporto legato espressamente sulla competenza che si può sviluppare all'interno dell'azienda, quindi non essere lì perché mio papà lavorava lì e riesco a infilarci il figlio, con quello si va poco lontano. Sì, però se invece si infila il figlio che ha una competenza differente, magari noi abbiamo avuto esempi, responsabile dell'ufficio tecnico, oggigiorno ci troviamo al responsabile dell'ufficio commerciale, il figlio che ha una competenza comunque completamente differente e ha saputo sviluppare quella competenza all'interno di quello che è il nostro saper fare.